Ciao a tutti, oggi vediamo come preparare del legno per la pirografia. Utilizziamo questo strumento perché a mano sarebbe un po' pesante, una carta vetrata con grana piuttosto grossa, un 120, perché questi tronchetti hanno delle venature piuttosto sporgenti, quindi dobbiamo andare a lisciare molto bene. Prima utilizziamo una grana grossa e poi ripasseremo con quella più fine. Utilizzo uno strumento elettrico perché a mano sarebbe piuttosto lungo il lavoro. Occorre proprio rendere molto liscia la superficie in modo che la punta del pirografo poi non trovi difficoltà. Qui ho velocizzato un po' il video, bisogna andare proprio su tutte le parti, anche le più esterne. Ecco che il lavoro grossolanamente è stato fatto, bisogna anche rifinire la parte esterna della corteccia in modo che non si sfaldi. Quindi con questa specie di spugna abrasiva passo andando lungo la direzione proprio come vedete, perché dall'altra parte si sgretolerebbe. Bisogna vedere com'è la venatura e come gira la corteccia. Tutti questi lavori sono importanti prima di cominciare a pirografare, perché non si possono fare dopo, ma conviene farli prima. Ecco, qui passo la spugna anche nella parte centrale sulla superficie per togliere qualsiasi granulosità del legno. Una volta finito il lavoro si può anche passare con della verniceta protettiva. Qui vediamo la differenza di colore tra un tronco che è già stato lisciato e l'altro invece che ancora deve essere passato.
Ecco qui che passiamo invece a una carta vetrata a grana molto fine, 500 in particolare, per andare a togliere ancora ulteriori imperfezioni. Questo lo faccio a mano perché comunque devo anche dosare la pressione sul legno. Quando è completamente liscio, posso cominciare a fare il disegno. E poi a pirografare. Ecco qui ho fatto il disegno e poi vado ad utilizzare il mio pirografo. Questo è un lavoro fatto qualche tempo fa, potrete vedere se volete sul nostro canale YouTube anche il video di questo lavoro. Qui è il lavoro finito. Questo è un altro pezzetto di quelli che abbiamo lavorato prima. Ripasso con la carta vetrata fine a mano. Questa è una carta con grana 500. La ripasso bene anche fino al bordo, non solo la parte centrale, perché non so poi il mio disegno di preciso dove andrà a collocarsi. Ecco, questo era un 500 e poi passo anche con quell'800 che è ancora più fine. A questo punto il legno è completamente liscio e posso andare a fare il disegno per poi pirografarlo. Ecco qui che anche questo è stato fatto. E anche di questo potrete vedere il video sul nostro canale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e continuate a seguirci. Andate anche a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com. Ciao a tutti e arrivederci a presto.